Benvenuti, siamo con la dottoressa Elenia Colangelo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, per parlare del tema dell'HD. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa Colangelo, brevemente ci dici chi sono i bambini e i ragazzi con disturbo d'attenzione e iperattività, quelli che appunto chiamiamo ADHD, e come possono essere riconosciuti soprattutto in ambito scolastico? Ok, allora l'ADHD è un disturbo neuropsichiatrico poco conosciuto ma molto frequente. Il problema di questi ragazzi è che apparentemente esteticamente sono bambini che tra virgolette normali, cioè mentre un bambino con una sindrome di Down ha una facies particolare e quindi chiaramente riconoscibile e la persona che ci si trova di fronte sa più o meno come muoversi, questi bambini no, e quindi prima che ci si accorge che qualcosa non va, passa un po' di tempo. Quindi genitori, insegnanti, educatori possono cogliere dei segnali che possono indicare che c'è la presenza o meno di una patologia. I sintomi cardine, diciamo, dell'ADHD sono tre: disattenzione, impulsività e iperattività, dove per disattenzione pensiamo alla facile distraibilità. L'impulsività, il fatto di non riuscire a portare avanti azioni complesse, quindi rispondere in maniera frettolosa alle domande, e l'iperattività sono quei bambini che si muovono sempre. L'iperattività, diciamo che è quella che tenderà poi a modificarsi perché fino all'età scolare, diciamo, i bambini, cioè nell'età scolare, i bambini fino a 10 anni avranno un'iperattività di tipo motorio, e quando invece ci sarà lo sviluppo, questa iperattività si trasformerà, motoria si trasformerà in una iperattività di tipo verbale. Ovviamente tutti quanti i bambini possono avere queste caratteristiche, però cosa ci fa dire che siamo davanti ad una ADHD? Il fatto che il comportamento di questo bambino va a compromettere determinati ambiti di vita, come possono essere i rapporti sociali, come possono essere i rapporti familiari e come può essere appunto l'ambiente scolastico. Quindi sono inadeguati rispetto all'età di sviluppo, hanno un'insorgenza precoce e sono appunto pervasivi, si ritrovano appunto in varie aree di sviluppo. Come la scuola può accorgersi di questi bambini? Diciamo che ci sono dei campanelli di allarme, chiamiamoli così, a seconda della fascia d'età del bambino. Perché appunto il bambino, essendo in una fase evolutiva, modificherà sempre questi comportamenti. Quindi nella scuola dell'infanzia questi bambini hanno un bisogno irrefrenabile di muoversi, non riescono a lavorare sempre sulla stessa attività, continuano, c'è una ricerca di novità e si saturano facilmente nel compito che stanno facendo e la loro motivazione è molto scarsa. Hanno uno scarso rispetto delle regole, brevissimi tempi di ascolto, scarsa risposta alle punizioni ed aggressività. Nella scuola primaria invece possiamo dividere i campanelli di allarme, diciamo così, in aspetti cognitivi e in problemi di apprendimento, nel senso che questi ragazzi da un punto di vista cognitivo hanno difficoltà a controllare, selezionare e mantenere in memoria le informazioni importanti. Hanno difficoltà a mantenere focalizzata l'attenzione su contenuti orali o visivi e fanno diversi errori di distrazione. E poi, da un punto di vista didattico, fanno errori di lettura, difficoltà di pianificazione, difficoltà nella comprensione del testo e a risolvere problemi di tipo matematici.
Nella scuola primaria sempre il comportamento che viene messo in atto da questi bambini è ancora un bisogno irrefrenabile di muoversi, permane la difficoltà di concentrazione, permane la difficoltà a posticipare il tempo della gratificazione, quindi questi bambini hanno bisogno di essere subito gratificati e supportati per quello di giusto che hanno fatto. C'è un'impulsività nella risposta e una scarsa tolleranza alle frustrazioni. Nella scuola secondaria invece diciamo che si possono riconoscere questi ragazzi perché hanno una scarsa motivazione allo studio, molti sviluppano un comportamento oppositivo provocatorio, anche di aggressività, e hanno un profilo molto basso nonostante una delle caratteristiche della ADHD è quella di avere un cognitivo nella media se non superiore. Questa loro capacità va a cozzare un po' con il profilo scolastico, quindi c'è questa forte discrepanza, tendono ad essere superficiali nello studio, permane la difficoltà di organizzazione che se non viene trattata, diciamo, quella se la porteranno sempre dietro e non verrà mai compensata del tutto, però con una terapia riescono comunque sia ad organizzarsi, hanno difficoltà a rispettare le regole scolastiche, hanno una tendenza a nascondere l'insuccesso di tipo scolastico e dal punto di vista relazionale hanno diverse difficoltà, quindi i professori possono vedere e riconoscere questi ragazzi che sono quelli che si azzuffano sempre con i coetanei o comunque sono in disparte perché vengono lasciati da soli. Questo bene o male il quadro fa per ogni fascia di età. Ecco, appunto, una volta che viene identificato il problema che un ragazzo ADHD, anche con queste caratteristiche lei ci diceva, sono presenti in più ambiti, quindi non solo a casa o a scuola o nell'ambito sportivo dell'attività sportiva, un docente come può interagire in maniera efficace con questi ragazzi? Allora, per interagire in maniera efficace è importante prima di tutto conoscere il disturbo. Perché conoscere il disturbo ci dà delle informazioni sul disturbo stesso e quindi si riesce a scindere quello che è il ragazzo, quindi le capacità del ragazzo, e quello che invece fa il ragazzo a causa del disturbo, quindi a valorizzare il ragazzo per quello che è e non per la sua, non per la sua patologia. Deve imparare ad osservare in maniera efficace il comportamento che questo ragazzo mette in atto in modo tale da poter lavorare poi sull'evento che succede. Noi diciamo sempre agli insegnanti che dovrebbero fare un'analisi proprio dei comportamenti problema dei ragazzi che mettono in atto, perché bisogna capire quello che succede, il comportamento problema e quello che succede dopo. Perché? Perché se noi sappiamo che il comportamento problema nasce da un certo tipo di situazione, dobbiamo lavorare sull'antecedente, cioè proprio su quello che succede prima del comportamento problema. Se invece questa cosa non la possiamo fare perché l'antecedente è una situazione che non possiamo controllare, una variabile che non si può controllare, allora si lavora sulla conseguenza, cioè su quello che succede dopo il comportamento problema. Quindi fondamentale in questo caso è conoscere il disturbo, saper osservare in modo tale che poi si può intervenire in maniera adeguata. Sicuramente sono dei ragazzi che sono sempre tartassati sotto ogni punto di vista, quindi andarci un po' soft nel riprendergli, nel farli osservare qual è il comportamento sbagliato e sicuramente farlo dopo il comportamento problema quando si sono calmati, perché intervenire nel momento acuto fa sì che il ragazzo vada ulteriormente in frustrazione e non comprenda bene quello che gli viene detto.
Ecco, se ad esempio la distribuzione dei compiti, quando diciamo, interagiamo con un ragazzo, un insegnante, come deve comportarsi rispetto alla generalità dei ragazzi della classe? Allora, sicuramente evitare le minacce, evitare minacce di punizione perché quelli aumentano l'oppositività, evitare le note perché tanto abbiamo visto che non hanno una funzione educativa per quei ragazzi, ma anzi aumentano il circolo vizioso che si va a creare con l'insegnante e con il resto della classe e utilizzare proprio il compito, gli esercizi come punizione perché quello fa sì che si crei un rifiuto e un disinvestimento. Ora, nelle classi dei bambini più piccoli si possono creare proprio dei setting particolari, nel senso che la distribuzione della classe è fondamentale, è importante. Io dico sempre che se si lavora bene con un bambino ADHD nelle scuole elementari, le insegnanti delle scuole medie sono più agevolate, quelle delle superiori ancora di più. Quindi nelle scuole elementari e medie, per esempio, la distribuzione all'interno della classe, il bambino deve essere in una posizione, seduto in una posizione dove non viene distratto da altri compagni, c'è spesso il contatto visivo con l'insegnante che appena vede che si distrae lo può riportare all'attenzione e avere anche dei ruoli, dei compiti attivi in modo tale che spesso si può alzare e scaricare tutta la sua energia. Ovviamente fare questo qui alle elementari, alle medie, continuare anche alle superiori è la cosa ideale, diciamo, anche se appunto molto dipende anche dalla storia scolastica del bambino e di quanto ha investito la scuola su di lui. Ecco, quindi chiudendo la nostra intervista, potremmo dire che gli aspetti fondamentali per una buona riuscita con questi ragazzi sono la precocità di intervento, l'azione del docente e anche il setting scolastico che viene creato intorno al ragazzo, giusto? Esatto, esattamente. Allora, grazie dottoressa per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci.